Oggi siamo qui perché io vorrei portarvi a scoprire insieme a me tre alberi monumentali. Ce ne sono molti in ogni regione, dopo vi spiego come è possibile trovarli, ma per il momento vi invito a venire con me a scoprire questi primi tre alberi monumentali del Trentino, in particolare della zona qui della Val Sugana. Iniziamo con questa nostra esplorazione. Il primo degli alberi che vogliamo trovare è un castagno di circa 400 anni. Siamo qui in località Masopizzi, in Val dei Moccheni, nei pressi di Frassilongo. Questa è la giornata di sole meraviglioso che ho scelto, un vento pazzesco, un freddo che non vi dico. Dalle indicazioni dovrebbe essere al terzo tornante di questa strada che adesso vi mostro. Proviamo a vedere se lo troviamo. Qui ci sono i tornanti, al terzo tornante, per cui ritengo di dover scendere. Ok, sono pressoché certa di averlo trovato. In realtà questi sono tutti alberi molto grandi e molto belli. E ti chiedi quale sarà, guardate questo che meraviglia, e poi a un certo punto sullo sfondo, eccolo là, non può che essere quello. Adesso ci avviciniamo e capirete perché. Ho la faccia di gomma dal freddo, però va bene. Vi voglio mostrare il secondo albero monumentale tra i tre di questo video. Sono tre alberi monumentali, come vi ho detto, che si trovano qua in Trentino, in particolare in Val Sugana, nella zona, diciamo, nei dintorni di Pergine. Il primo che vi ho mostrato era quel castagno in Val dei Moccheni, nella zona di Frassilongo. Adesso siamo nel versante opposto, sempre della Val dei Moccheni, zona Sant'Orsola Terme, e c'è un faggio questa volta, un faggio secolare. Per ora, tra quelli che ho visto, il mio preferito. Infatti questo sono venuta a cercarlo da sola in un altro momento. Vi ricordo la mia avventura in questo video qua. Visibile il faggio del Mas dei Bocci. Dovrebbe essere una pianta ben riconoscibile, ma col cacchio che capisco dove cavolo si trova. Boh. Fa sempre un po', a me inquieta sempre un po' camminare da sola nel bosco, che sembra sempre che debba spuntare tipo un orso all'improvviso. Da quello che dice, ma devo addentrarmi così nella neve. Provo, andiamo. Ecco, ero appunto venuta a cercarlo così quando c'era un pochino più di neve rispetto adesso, e ve lo mostro, è davvero molto molto bello. Già solo essere qui a camminare tra questi splendidi boschi è davvero un privilegio. Thank you.
esattamente nel centro del suo tronco. Guardate che bello. Allora, il tronco, come vedete, è molto diverso rispetto al castagno. Qui la corteccia è praticamente liscia. Ovviamente poi anche il colore, il castagno è molto più scuro, mentre il faggio ha questo colore grigio molto bello che lo rende uno dei miei alberi preferiti in generale. È davvero difficile rendere l'idea di quanto sia maestoso questo albero e far percepire così in un video la sensazione che si può provare di fronte a un essere vivente di questa età e di questa imponenza. Davvero questo faggio toglie il fiato. Io vi suggerisco, se passate qui in Valle dei Mocheni, di fare un salto e vedere questo meraviglioso faggio di Mas dei Bocci, perché è davvero spettacolare. Abbiate coraggio e venite a cercarlo. Eccoci qua per vedere il terzo albero monumentale di questo primo episodio della serie dedicata agli alberi monumentali del Trentino. Ho lasciato la Valle dei Mocheni e mi sono diretta sempre nei pressi di Pergine Valsugana, in una 20 minuti neanche di passeggiata, verso il Maso Agnellini. E si trova qui, andando su per il sentiero che porta a Mignola Falesina. C'è una deviazione in prossimità di un elettrodotto e si arriva a questo maso che ha così a coronare la propria bellezza un altro castagno, albero monumentale anch'esso di 400 anni circa, davvero imponente. Sono venuta a cercarlo per la prima volta insieme a Mattia e i bambini. Qui è uno spezzone della nostra ricerca. Questa è la vecchia mulattiera che porta da Pergine Valsugana a Mignola Falesina. Stanco? Dai, su! Dai, ciao, che andiamo a cercare gli alberi. Su che siamo quasi arrivati. La miseria. Secondo me questo deve essere l'acquedotto. Vedete? Si scende per il Maso Agnellini. Ragazzi, siamo arrivati. Eccoci qua. Questo è il Maso e noi adesso proseguiamo. Questa è la vista che si gode da qui, con Pergine, là in fondo la catena del Brenta e qui il resto della valle. Eccolo qua il castagno monumentale, in tutta la sua imponenza, guardate. Spero che questi tre alberi vi abbiano colpito, che abbiano risvegliato in voi la curiosità e la voglia di andare a cercare gli alberi monumentali che ci sono intorno a voi. Segnerò qua nella descrizione del video i link per risalire proprio all'albo, quello nazionale degli alberi monumentali. Se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di mettere like e di iscrivervi al nostro canale per continuare a seguire le nostre avventure nella meravigliosa natura del Trentino. Ciao a tutti!